Gli aeroporti principali in Italia sono 42. Di questi, i 9 aeroporti che si trovano nella pianura padana nel 2016 hanno registrato oltre 600.000 movimenti, una frequenza di 1,18 atterraggi e decolli al minuto. Gli aerei disperdono inquinanti come quelli dei veicoli, fra cui l'anidride carbonica CO2 e gli NOx, precursori delle polveri sottili PM10 e PM2.5. Una tonnellata di carburante consumato corrisponde a 3,16 tonnellate di anidride carbonica emesse in atmosfera. In uno studio l'Agenzia Europea per l'Ambiente spiega che un aereo rilascia particelle non volatili di particolato NVPM più piccole rispetto a quelle dei motori diesel. Le emissioni di un aereo in partenza da Bergamo, Orio al Serio, si possono rimescolare da Torino a Venezia, osserva ARPA Lombardia. Viaggiare, vedere città, conoscere culture. Il trasporto aereo ha permesso tutto questo. Quell'aereo si sta preparando al decollo. Ma quanto consuma e quanto inquina un aereo come questo che sta arrivando? Per capire i consumi di un aereo ho preso un test dei motori più utilizzati sui mezzi a medio raggio come i voli in Europa. Durante i 42 secondi necessari al decollo, i motori consumano 102 kg di cherosene, l'equivalente di una bottiglia da 1,5 litri al secondo a motore. Subito dopo si entra nella fase di salita, della durata di 2 minuti e 12 secondi, con un consumo di 263 kg. Perché nel decollo il consumo diminuisce sempre man mano che acquisisce velocità, perché si avvicina sempre più alla fase di progetto. Nei 4 minuti della fase di avvicinamento alla pista il consumo è di 162 kg. Infine le operazioni a terra come rullaggio, imbarco e manovre, della durata di 26 minuti con un consumo di 352 kg. Possono passare anche diversi minuti con i motori accesi prima della partenza. Per tutte le 4 fasi il consumo complessivo è di 881 kg, mentre l'aria in uscita dai motori ha una temperatura di quasi 1000 gradi. La fase peggiore è il rullaggio, perché quando praticamente il motore ha carichi molto parziali, il consumo è molto elevato, molto più elevato di un'automobile a basso carico. Normalmente è 60-70% del consumo a pieno carico. Quindi il rullaggio è proprio la fase in cui c'è la più grande dissipazione di energia e di fatto il più grande inquinamento. In crociera il velivolo consuma dalle 2 alle 2 tonnellate e mezzo di carburante all'ora. Quando l'aereo è fermo in aeroporto, entra in azione il generatore di bordo ausiliario, alimentato a cherosene che fornisce energia elettrica. Gli aeroplani volano moltissimo, i mani di linea, perché chiaramente devono ammortizzare i costi di leasing, quindi oltre a tutto il resto, quindi è chiaro che devono volare, perché altrimenti la compagnia aerea non ha guadagni. E in più i consumi sono molto grandi, quindi è estremamente facile dopo un periodo estremamente breve, tipicamente dopo un mese, 30 giorni, già si hanno dei dati statistici che indicano se l'aeroplano rispetta, diciamo, le dichiarazioni del costruttore, quindi i dati sono molto allineati, quindi lei quando ne ha preso uno, non dico che li ha presi tutti perché non è vero, però comunque indubbiamente sulla stessa categoria di aeroplani sì, se non sono allineati vanno fuori mercato immediatamente. L'industria aeroportuale mondiale vale 260 miliardi di dollari e in tutto il mondo lavorano 2,6 milioni di addetti. In Europa tra il 1990 e il 2014 il trasporto aereo è aumentato dell'80% e si prevede una crescita di un ulteriore 45% tra il 2014 e il 2035. Secondo il Censis, a livello nazionale, il settore aeroportuale vale il 3,6% del prodotto interno lordo e conta 9.000 addetti. Per il 2035 in Italia si prevede un aumento dei passeggeri che arriverà a 311 milioni rispetto ai 164 milioni del 2016.
Cioè noi stiamo nel dibattito politico, c'è una grandissima sottovalutazione, tu l'hai dato già per acquisito che la politica ha preso coscienza dello sviluppo del settore aereo, non è così, che per ogni milione di passeggeri in più ci sono almeno 750 posti di lavoro, capire che il turismo a Napoli non si può sviluppare se non ci fosse l'aeroporto di... Tutti dicono, ma come mai il turismo va così bene a Napoli? Ma c'è un aeroporto che funziona. E questo vuol dire tanto, e idem potremmo dire di tante altre località italiane. Per incentivare le compagnie ad atterrare presso gli aeroporti medi e piccoli, gli enti pubblici ricorrono ad accordi di co-marketing per la promozione del territorio. Un sistema che cresce tanto non ha bisogno di sussidi pubblici, salvo per gli aeroporti minori, su cui bisognerà prima o poi fare una riflessione non ipocrita. Gran parte di questi aeroporti nascono da esigenze localistiche, non tutte fondate, costano un sacco di soldi perché danno contributi le regioni, gli enti locali ai competitor di Alitalia. Il risultato è che noi da una parte dobbiamo valutare Alitalia e dall'altra contribuiamo ad affossarla attraverso i contributi dei piccoli aeroporti. I contratti di co-marketing stipulati quasi in tutta Italia sono coperti da segreto commerciale. Il Ministero dei Trasporti ha stimato che alcune compagnie abbiano ricevuto 40 milioni di euro all'anno sotto forma di sussidi. Cioè tra Palermo e Trapani c'è stata una guerra mortale a sondi di finanziamenti dati a Ryanair, col risultato che prima si è svenata Trapani con 3 milioni, dopodiché si è svenata Palermo con circa credo 10 milioni e ha tolto via a Trapani un po' di traffico. Ora Trapani chiede alla regione in grande difficoltà. Noi parliamo da 10 anni di sistemi aeroportuali, parliamo cioè di forme che non sono forme di monopolio, ma sono forme di difesa nei confronti di un meccanismo che ha rovesciato il vecchio paradigma del monopolio aeroportuale. Oggi monopolista sono alcune grandi compagnie le quali ti fanno il traffico, te lo portano a casa se paghi. E allora francamente questo va in qualche modo regolato, è rimasto un terreno aperto. A maggio 2017 la Commissione europea dà il via libera agli aiuti di Stato a favore degli aeroporti regionali che gestiscono fino a 3 milioni di passeggeri all'anno. Nel 2005 l'Europa emana la direttiva ETS, una tassa ambientale per i settori industriali altamente inquinanti che producono gas a effetto serra. Ma è solo dopo 7 anni, nel 2012, che in questo sistema viene incluso il trasporto aereo. Un piano limitato solo ai voli europei. Per quelli intercontinentali bisognerà aspettare il 2023. Il trasporto aereo ha portato benefici economici e sociali, ma ha contribuito al cambiamento climatico, spiega l'Agenzia Europea per l'Ambiente. Gli impatti ambientali dell'aviazione europea sono aumentati negli ultimi 25 anni a seguito della crescita del traffico aereo. In Europa le emissioni di CO2 e di NOx cresceranno tra il 2014 e il 2035 rispettivamente del 45% e del 43%, e i livelli di NOx raggiungeranno circa 920.000 tonnellate nel 2035, più 42% rispetto al 2005. Ma anche con il piano ETS le emissioni dei voli europei non sono diminuite. Le specie chimiche che vengono considerate prodotte da questo tipo di attività, sicuramente ci sono gli inquinanti, quelli normati dalla qualità dell'aria, quali gli ossidi di azoto, quali prodotti della combustione, perché poi qui stiamo parlando ovviamente sempre di combustione di carburante, seppure le tipologie ovviamente di motori siano molteplici e diverse. Le sole evoluzioni tecnologiche non sono sufficienti a ridurre l'inquinamento del trasporto aereo. Entro il 2050 le emissioni di biossido di carbonio, CO2, generate dal trasporto aereo internazionale potrebbero raggiungere un livello pari a 4 volte quello del 2010. Mentre il forte aumento del settore dell'aviazione rischia di compromettere gli sforzi compiuti dall'Europa sui cambiamenti climatici, scrive nel 2017 la Commissione europea. La pianura padana è una delle zone più inquinate nel mondo. Al G7 Ambiente di Bologna, le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte firmano il protocollo sulla qualità dell'aria, che contiene misure per la riduzione dell'inquinamento, come le limitazioni alla circolazione delle auto. Il piano che avete sottoscritto include anche delle misure per il traffico aereo? Dei singoli piani,
dell'area regionale. Gli enti pubblici figurano spesso come soci delle società di gestione degli aeroporti, società che lavorano a progetti di ingrandimento degli aeroporti per avere più passeggeri e di conseguenza più traffico aereo. Questo è l'aeroporto Marconi di Bologna, è fra gli scali più importanti in Italia. Nel 2011 e 2013 ARPAE Emilia Romagna effettua uno studio sulla qualità dell'aria nei pressi dell'aeroporto. L'aeroporto Marconi di Bologna è un aeroporto storico e posizionato molto vicino, quasi inglobato all'interno dell'area metropolitana bolognese. E di conseguenza è sicuramente una delle sorgenti di emissione che vanno a contribuire all'insieme dello stato della qualità dell'aria dell'area provinciale. Lo studio non ha dato evidenza di particolari rischi dovuti all'impatto specifico dell'aeroporto. Certamente le aree intorno all'aeroporto non sono uguali ad aree residenziali di fondo urbano, sono sicuramente caratterizzate da livelli di inquinanti analoghi a quelli di aree fortemente trafficate. Questo è un altro aereo, bisogna, ecco, se lei ci fa caso, faceva fatica a sentire le mie parole, cioè all'esterno, nel passaggio di un aereo, impedisce il colloquio delle persone. Oltre alle sostanze inquinanti rilasciate dagli aerei, c'è anche l'inquinamento acustico. Nel 2016 un comitato di cittadini raccoglie 1700 firme contro gli atterraggi e decolli dalle ore 23 alle 6 al Marconi di Bologna. C'è il divieto, per esempio, di sorvoli notturni sulla città, sì. Ma in realtà, nonostante questo divieto, aerei che volano sopra la città di notte tra le 23 e le 6 ci sono continuamente. L'enorme incremento del traffico aereo degli ultimi tempi ha creato e crea un disagio sempre crescente nella popolazione di Bologna, in particolare questa zona di Bologna, il quartiere Navile, dove abitano circa 40.000 residenti e dove ci sono numerose scuole, asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie con migliaia di bambini. Il rumore e il traffico degli aerei è veramente molto molto forte. Anche se le istituzioni pubbliche ci dicono continuamente che il Marconi opera nei limiti di legge, comunque è un rumore estremamente fastidioso. Per quanto riguarda appunto il discorso dell'inquinamento dell'aria, dai primi giorni di gennaio di quest'anno alla fine di febbraio, sulla stampa cittadina sono apparse notizie allarmanti sullo sforamento dei limiti di legge per quanto riguarda le polveri sottili, per cui in nemmeno 60 giorni questo sforamento è avvenuto in ben 26 volte, quindi quasi un giorno su due. Ecco, io non credo che sia tutta colpa del traffico stradale.